A due giorni dalla 33esima edizione del meeting, la visita di Mario Monti fa ancora discutere. Il premier, che inizialmente doveva arrivare a Rimini in treno, secondo fonti ufficiali atterrerà all'aeroporto Federico Fellini. Nessuna tappa in albergo per il presidente del Consiglio, che inaugurerà la kermesse DCL e poi ripartirà subito. Prima di incontrare il pubblico di Rimini Fiera, il presidente prenderà parte ad una breve e blindata conferenza stampa. Alle 17 poi sarà il protagonista dell'incontro I Giovani per la Crescita e dopo il battesimo del nuovo Freccia Rossa di Trenitalia, il premier lascerà la Romagna. La prima giornata del meeting, intitolata La natura dell'uomo e rapporto con l'infinito, si chiuderà con un grande spettacolo, Romeo e Giulietta. Ad aprire il cartellone degli eventi saranno oltre 50 ballerini, attori e cantanti provenienti da tutto il mondo. Domenica 19 agosto alle 21.45 la Caracalla Dance Theater, compagnia libanese, accenderà il pubblico presente con la storia d'amore più famosa al mondo. Dopo aver visitato l'anno scorso il meeting, Ivan Caracalla si è da subito innamorato della manifestazione di Rimini Fiera ed ha creato così un musical dove attori e cantautori arabi per la prima volta reciteranno e canteranno in italiano. Il messaggio è veramente che la differenza fra le genti non è un ostacolo, ma è una diversità che dobbiamo capire, che dobbiamo utilizzare, di sapere come utilizzarle per trovare un come si unire insieme. E questo è un gran messaggio, specialmente per noi che siamo da Libano, che è un piccolo paese ma con tante religioni differenti, e con qualche problemi, ma al fine credo che tra l'arte e la cultura e di grandi manifestazioni come il meeting di Rimini, credo una molto importante come imparare a gente, specialmente alle giovani, come abbattere questi ostacoli. La scuola araba incontrerà e si fonderà dunque con quella italiana. Lunedì prossimo, per tutti coloro che fossero interessati, si potrà partecipare ad uno stage di danza con la compagnia. L'integrazione e l'unione della diversità al meeting si fa anche a piccoli passi di danza.